Una nuova mobilità ed un nuovo turismo per Fiumicino sono stati i temi della prima conferenza di Visit Fiumicino. Durante l'evento sono stati presentati nuovi progetti per il 2018 ed è stata analizzata la possibilità di un nuovo tipo di turismo per il territorio, attraverso un ciclo di mini conferenze in stile TED, dinamiche e interattive. Come nasce questo progetto? Il progetto è nato nel 2014, eravamo appassionati e siamo ancora appassionati di questa terra, ma non trovavamo un portale, un sito, un canale che raccontasse il territorio. E allora l'abbiamo fatto noi, abbiamo raccolto fotografi del luogo, storici, personaggi, insomma, la nostra proposta è quella di raccontare al turista cosa può vedere. E il nostro obiettivo è promuovere e valorizzare il territorio e allo stesso tempo coinvolgere i cittadini. Quali sono i principali progetti per il prossimo anno? Allora, ce ne sono tre in particolare a cui teniamo molto. Il primo è Local Guides, gli stessi cittadini di Fiumicino diventeranno guide locali e quindi andranno in giro per i punti di interesse o i centri storici e racconteranno ai turisti il territorio. Il secondo punto è Love Fiumicino, che è simile a Retake e servirà proprio per coinvolgere cittadini e turisti nella pulizia del territorio. E il terzo è Open Museum Lease, cioè trasformeremo i nostri pannelli Open Museum in videoguide con lingua dei segni. In questo modo anche le persone non udenti potranno visionare le bellezze del territorio. Quale mobilità proponete? Innanzitutto nella mobilità verde, nella mobilità green, iniziamo a proporre il cicloturismo, iniziamo a proporre quello che è la pista che prevede il Tevere, quindi quello che sono anche la discesa del Tevere, quello che potrebbe essere anche arrivare direttamente a Fiumicino partendo da qualsiasi località del mondo, seguendo quelle che sono le piste ciclabili, ma anche il Tevere stesso. Qual è l'importanza della riserva? Allora, la riserva è estremamente importante non solo dal punto di vista storico, archeologico, ma soprattutto naturalistico. Pensate che all'interno della riserva litorale romano ci sono, o meglio, insistono tre oasi WWF e quindi è veramente una grande opportunità per il turismo sostenibile. Come si può migliorare la mobilità? Fiumicino purtroppo c'è ancora tantissimo da fare, bisogna riuscire a trovare la maniera di fare una nuova rete di DPL che metta in comunicazione i vari poli del comune, bisogna ripristinare la ferrovia per Fiumicino città, che dovrebbe essere il polo attrattore di tutti questi altri sistemi. Chi viene dall'estero in genere non viene con la macchina, noi ci rivolgiamo qui soprattutto ad un pubblico di turisti che vengono dall'estero, è chiaro che non vanno da nessuna parte con i mezzi pubblici a Fiumicino nei siti, salvo Ostia Antica che però è fuori comune e questo è un impedimento gravissimo. Il turismo è per Fiumicino l'opportunità di diventare il comune di eccellenza che merita di essere. Noi abbiamo sul nostro territorio uno degli aeroporti più importanti del mondo e quindi vogliamo far sì che i turisti si fermino non soltanto un giorno e poi vadano via, ma vengano a Fiumicino come un posto in cui stare. Fiumicino deve diventare un polo di attrazione. Attualmente abbiamo solamente 4.000 posti letto e dobbiamo naturalmente aumentarli, perché 4.000 posti letto con 80.000 abitanti non sono nulla. Abbiamo un'offerta potenzialmente molto importante perché abbiamo 25 km di coste, un'offerta enogastronomica di altissimo livello, la vicinanza con Roma, reperti archeologici che integrati magari con quelli anche di Ostia potrebbero arrivare a creare il parco archeologico più grande del mondo, per cui noi puntiamo moltissimo sul turismo e di conseguenza anche sulla mobilità, perché la mobilità è la parte che permette di arrivare a tutti i distretti dell'organismo, diciamo, a tutte le periferie. Fiumicino è un comune grande, sono 230 km quadrati con 15 località. Nessuna località deve essere abbandonata. L'abbandono prima di tutto delle vie di comunicazione porta al degrado. Quindi è fondamentale ripensare però una mobilità non più come si faceva, diciamo, nel secolo passato, e mi riferisco al XX secolo, ma una mobilità integrata che debba prevedere la sinergia fra vari mezzi e tipologie di trasporto, dal ferro alla gomma, alla bicicletta, al carpooling, al car sharing e via di seguito. Quali sono le proposte per la mobilità e il turismo? Ma intanto la tassa di soggiorno che viene a Fiumicino bisogna investirla
per il turismo, perché altrimenti questo storno di bilancio che va su altre iniziative non mi sembra una cultura per la promozione del turismo dell'attuale amministrazione comunale. Quindi noi vogliamo veramente dare un valore al turismo e quindi all'economia del blu, all'economia del verde, che sono i due asset importanti della mia amministrazione. Oggi sono qui ad ascoltare questa interessante iniziativa di Visit Fiumicino, che un gruppo di ragazzi intelligenti agganciano il mio progetto, che è quello di un umanesimo digitale che consenta, tramite i nostri beni ambientali e culturali, di creare delle nuove start-up, delle nuove iniziative. Cosa è stato fatto fino ad ora dall'amministrazione? Ci sono realizzati già 22 chilometri di piste ciclabili che appunto congiungeranno tutti il nostro litorale. Il nostro litorale sono 24 chilometri sul mare, stanno per partire i lavori per la pista ciclabile al villaggio dei pescatori di Fregene, quindi e i congiungimenti tra i vari tratti già realizzati. Credo che questo sia stato un modo per cambiare il volto del nostro comune, che è bellissimo e che attraverso questi percorsi può essere valorizzato ancora di più. Cosa deve essere fatto ancora? Noi dovremmo continuare con una proposta culturale turistica che metta in condizione Fiumicino di essere conosciuta per tutte le bellezze che possiede. Fiumicino ha il mare, ha dei borghi molto belli e antichi, delle bellezze naturalistiche impareggiabili e ricordo anche dei siti archeologici di importanza internazionale che stanno cominciando ad essere conosciuti. Il progetto Visit Fiumicino oggi è ufficialmente partito con tante idee e spunti di riflessione. Da Fiumicino per Canale 10 Paolo Leone.